Lo so, il titolo del video non piace nemmeno a me. Dove starebbe il motivo per il quale questo gioco fa schifo se neanche è uscito? Beh, diciamo che la storia che sto per raccontarvi è tutta italiana. E pensate, riguarda proprio la lingua italiana. Infatti, ci sono delle persone che asseriscono che questo gioco faccia schifo perché non è doppiato in italiano. Ma da dove è nata questa storia? Rockstar Games ha pubblicato dei trailer e sotto alla versione italiana di questi trailer tutti quanti gli italiani interessati al gioco hanno commentato. E tra tutte le persone che hanno apprezzato o non apprezzato il gioco, ci sono state quelle persone che hanno espresso il proprio parere personale, dicendo che, secondo loro, il gioco non va acquistato perché non è in italiano, doppiato almeno. Opinione personale validissima e rispettabile, ma motivata da assurdità che non possono essere tollerate, sinceramente. No, 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 davvero. Per quanto un'opinione personale, quindi soggettiva, possa essere rispettata, se motivata da assurdità inaccettabili e inconcepibili, beh, può essere contestata. Io accetto il fatto che ci siano persone che non apprezzano un videogioco con il parlato, con la lingua inglese come voci dei personaggi. Ma motivare questo disprezzo dicendo che la software house in questione, Rockstar Games, non lo faccia perché ci tenga i soldi, perché ci vuole rubare i soldi, perché non lo vuole fare o perché costa? Beh, è assurdo, non si conosce effettivamente la software house di cui si sta parlando. Sfatiamo immediatamente un mito: Rockstar Games non è che non si può permettere un doppiaggio in italiano. Te pare? Sono ricchi sfondati! Stanno ancora a vendere copie su copie di GTA V. Dunque si può evincere che queste persone non abbiano problemi economici al momento. Semplicemente loro non vogliono. Ma non è che non vogliono così non devono spendere i miliardi che hanno. Al contrario. Allora, usciamo fuori un attimo dall'ottica che i videogiochi e le software house che creano i videogiochi facciano parte di un mondo economico e che quindi i videogiochi si facciano solo e unicamente per soldi. Sia chiaro, i videogiochi si fanno per soldi, ma adesso vi spiego il perché non ci sia soltanto l'aspetto economico nei videogiochi. Addirittura in un mio vecchio video ho spiegato il perché i videogiochi siano arte e i videogiochi sono arte. E in quanto arte, i loro sviluppatori, raggruppati in una software house, in delle società, sono artisti. E gli artisti, è vero, non fanno l'arte gratis perché sennò come mangiano, ma al contempo possono dare una loro impronta artistica al videogioco che è arte. E si sa, i videogiochi sono anche creatività, anche nel disegno o in qualsiasi altra arte esiste questa regola. Tu riconosci un artista e le sue opere in base all'impronta riconoscibile artistica che c'è all'interno di essa. Che so, un quadro di Vincent van Gogh è palesemente riconoscibile per via del suo stile, per come è realizzato, per i colori, per tutto quanto. È il suo essere unico. E Rockstar Games, in quanto artista, fa la stessa identica cosa con i propri marchi. Quindi basta con sta storia che vi devono rubare i soldi, ma non solo loro, un po' tutti, a meno che la ladrata non sia palese, effettiva, certificata. Ergonblotto. Un gioco di Rockstar Games. È esplicito, critiche sociali a gogo senza curarsi delle conseguenze, e giochi tutti doppiati in inglese. Tutti quelli che attualmente sono sotto il loro marchio. Perché? Perché semplicemente secondo loro i loro titoli suonano meglio in inglese. Non lo sto dicendo io, non lo sta dicendo nessun altro, lo stanno dicendo loro con i fatti. E io sono una di quelle persone che se qualcosa è ben doppiato e adattato in italiano non si fa problemi, non va a dire ma guardatelo in inglese. Ognuno si ascolta le proprie opere come vuole, se è possibile reperirle in quella lingua, sia chiaro. Non si tiene conto del fatto che Rockstar Games, in quanto artista, può applicare delle scelte artistiche che possono effettivamente trasmettere qualcosa e quindi rendere più viva e profonda un'opera d'arte, che in questo caso è il videogioco. E questa loro totale libertà nel voler fare i videogiochi secondo la propria vena artistica gli ha conferito uno status tale da non dover più seguire il mercato, ma addirittura da controllarlo. Non a caso sono loro che hanno reso uno standard l'open world. E potrei stare ore a citarvi altri esempi di cose che hanno fatto diventare loro la legge del videogioco. Per
Ma questo non è una lode a Rockstar Games, e scusate se le precedenti parole dette possano sembrare una lode. Semplicemente sto cercando di far capire che loro, se hanno preso quella decisione, è semplicemente per una scelta artistica. Marchi di fabbrica che li rendono riconoscibili, ma che a loro volta trasmettono qualcosa. Sicuramente doppiato in altre lingue un gioco di Rockstar Games sarà diverso, sia in positivo che in negativo, ma lasciarlo così conferisce quel qualcosa di unico al titolo. E loro ritengono sia meglio così. Dopotutto, se anche noi ci trovassimo nella posizione di dover creare qualcosa, quel qualcosa lo vorremmo creare come lo abbiamo ideato noi. E ci farebbe un po' storcere il naso se qualcuno ci dicesse di cambiarlo secondo i propri gusti. Siamo noi gli autori, gli artisti. Tutto qui. La cosa è più semplice di quanto si possa pensare. E volevo togliermi questo sassolino dalla scarpa, non ce la facevo più, scusatemi. Ogni tanto ci vogliono questi video un po' più seri, ma che non rinunciano a quella minima parte di ironia. E se ne volete degli altri, in futuro ve ne porterò, senza problemi. Detto questo, io ho concluso il discorso e non posso che darvi appuntamento ad un mio prossimo video.